Oggi è 31 marzo 2020. Ho già fatto una registrazione, questa seconda che faccio oggi. Come ho già fatto altre volte, oggi parlerò del gioco Dulce Flirt. Ecco, questa è la versione in spagnolo, Corazón de Melón. Tra l'altro, a dire il vero sono più giochi perché qua c'è scritto en el instituto, in italiano sarebbe al liceo, poi c'è la versione all'università e poi vita di coppia. Vabbè però, mo, torniamo qua. Ecco, leggiamo i messaggi. C'è un motivo per cui leggo questi messaggi e presto lo capirete. Causa del virus e delle azioni preventive fatte dal governo, abbiamo messo in marcia misure eccezionali per sfruttare meglio la tua avventura in Dolce Flirt. Hai ricevuto 5 ripetizioni gratis per poter ricordare la consegna dei diplomi all'istituto, tornare a vivere un momento romantico all'università, non lanciarti nella vita professionale insieme a una persona che non sia quella che già hai. In banca riceverai il 20% in più di punti azione o monete d'oro se fai una ricarica. Per esempio, se fai la ricarica di 1200 punti azione più 300 punti azioni gratis, non saranno 1500, bensì 1800 punti azione, quelli che riceverai. Mi piace sta cosa. Il problema è che sti giorni c'ho pochi soldi. È anche perché io ho usato gran parte dei soldi che avevo per investimenti in borsa. Mi sono iscritto a Trade Forward. Là ho comprato azioni Eni e Amazon e quindi ho finito i soldi. Perché se no avrei approfittato di questa offerta. Vabbè, poi più avanti si vedrà. Come potete vedere qua nella versione in spagnolo ho scelto lo pseudonimo Kataisa Mensei. Sì, mi piacciono i nomi canari. E vabbè, che stavo a dì? Non lo so. Vabbè, se avete domande fatele. Poi, ecco, qua parla di azioni preventive del governo, ma non capisco quale governo, forse tutti. Sì, perché questa è la versione in spagnolo, quindi potrebbe parlare del governo spagnolo, ma potrebbe parlare del governo di un qualunque paese ispanofono. Vabbè, potrebbero essere tutti i governi, perché vedo che stanno a fare più o meno la stessa cosa, giustamente. E questo mi porterebbe a parlare di un'altra cosa importante, l'Unione Europea che apparentemente non può fare niente contro il coronavirus. Sì, perché apparentemente l'Unione Europea non ha
i poteri necessari per fare questa cosa e quindi lascia tutto ai singoli stati. Però ha potere per fare altre cose che secondo me sono molto meno importanti. Vabbè, ho iniziato parlando di dolce flirt, ho finito parlando di politica come mio solito. Vabbè, basta, chiudo qua. Grazie per l'attenzione.